La lingua cambia continuamente, ma le modifiche apportate alla lingua che usiamo dopo l'avvento del web sono molte. La domanda oggi, a partire dalla lingua, non è più cosa ci faccio col web, ma che cosa il web sta facendo a noi, al nostro linguaggio e di conseguenza al nostro modo di esprimerci e quindi di ragionare, di sentire, di avere relazioni, di fare amicizie, di agire e di scegliere, cioè di essere cittadini. È il momento di fare con i ragazzi una riflessione linguistica su come il nostro modo di comunicare sia cambiato e su quali siano le conseguenze sulla nostra vita, attraverso esempi di buone pratiche, video, stimoli, giochi, per sviluppare ricerche, lavori attivi, riflessioni. Un'attività trasversale che ha a che fare con l'italiano, ma anche con l'educazione civica, la cultura e la cittadinanza digitale.